Forse ci chiediamo perché in questa quarta domenica di Avvento troviamo un brano che è tipicamente pasquale. Se teniamo in mente che la liturgia è una grande catechesi, allora dobbiamo capire anche che la preoccupazione è quella di farci sì percorrere quel mistero di Cristo distribuito nell'arco dell'intero anno, ma nello stesso tempo anche di vederlo sempre dentro una grande unità, che è quella del mistero pasquale. E non dimentichiamo mai che il mistero pasquale è un mistero che comprende in modo indissolubile tutti gli aspetti della vicenda di Gesù: l'incarnazione, la predicazione in parole e opere, la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione al cielo. Tutto questo è insieme e sempre il mistero pasquale. Quindi ogni celebrazione eucaristica, pur avendo una caratterizzazione legata a un tempo particolare, ha sempre come sfondo l'interezza del mistero pasquale. Cosa celebriamo allora in questa domenica? Celebriamo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Abbiamo già sentito, abbiamo già appena ripensato al fatto che l'Avvento è il tempo dell'attesa sia della venuta di Gesù nella carne sia del suo ritorno alla fine dei tempi. Oggi celebriamo un po' un aspetto di questo venire nel mondo. C'è la nascita in Betlemme e c'è questo ingresso nella città di Gerusalemme, che è un ingresso quindi nella storia del popolo di Dio, quindi di una storia ben concreta, ben precisa. E nello stesso tempo questo ingresso rimanda all'ingresso nella vita dell'intera umanità, quindi è un ingresso nella universalità dell'essere umano, di tutti gli uomini, di tutti i tempi. È interessante allora notare come avviene questo ingresso. Lo troviamo nel Vangelo di Marco, nel brano che leggiamo in questa domenica. Non è un ingresso trionfale, trionfante, che porta i segni della potenza, della forza, del dominio, anzi, è esattamente il contrario. È un ingresso di umiltà, di semplicità. Entra acclamato dalla gente, ma non dai potenti, non dalle autorità. Entra cavalcando un asino, quindi molto tranquillamente. Singolarmente, proprio questa umiltà, questa semplicità del suo ingresso sarà quello che poi avrà la forza e la potenza di sbaragliare tutte le forze del male. Sappiamo, con la sua resurrezione si instaurerà definitivamente il regno di Dio. Quindi una umiltà e una povertà che abbatte il regno del male. Questo regno del male che Isaia ci ha presentato nella prima lettura, quel tiranno che deve essere distrutto, che deve essere annientato. Per questo motivo allora la folla di Gerusalemme lo acclama, perché si rende conto, sa che è il Messia, capisce che è il Messia, forse non ha capito tutto, ma comunque in quel momento sa che è il Messia e quindi grida di gioia. Lo troviamo nel Salmo 149, questa esultanza, questa gioia, questa immensa felicità che il popolo manifesta, presenta. Proprio per questa consapevolezza, per questa certezza, no? Di quello che Gesù porta, che è una salvezza definitiva, che è la vittoria sul male e sulla morte, allora la nostra vita deve diventare quel pellegrinaggio che va crescendo continuamente in una risposta a questo dono che riceviamo, una risposta che è nell'amore, una consapevolezza del dono dell'amore che ci chiama ad amare. È quello che ci dice Paolo nella lettera ai Tessalonicesi di questa domenica. Teniamo in mente queste cose allora, perché fanno parte del nostro cammino di avvento e del nostro cammino di conversione, dicevamo anche. In questa settimana ora facciamo un po' come facevano gli abitanti di Gerusalemme: gridiamo la nostra gioia, non tanto uscendo per le strade e urlando, forse ci prenderebbero per matti,
ma facciamolo attraverso il nostro modo di essere. Noi facciamo trasparire la gioia di essere dei salvati, di essere delle persone amate, e facciamolo trasparire dal nostro modo con cui ci rapportiamo con gli altri, con cui affrontiamo le cose, il modo con cui parliamo anche delle difficoltà, facendo trasparire, facendo vedere che Gesù è il Signore della nostra vita. A settimana prossima.